sindaco, lei oggi ha incontrato il presidente Mattarella nell'ambito di questo bilaterale Spagna-Portogallo. Ha avuto modo di parlargli anche della vicenda di Piazza Nazionale? No, non c'è stato proprio modo. C'è stato solo un saluto veloce col presidente, il quale ha portato il suo pensiero per quello accaduto ed è rimasto anche lui colpito dalla reazione della città, facendo riferimento all'iniziativa di Piazza Nazionale. Quindi abbiamo scambiato una battuta e il presidente è sempre attento alla città, è sempre sensibile, puntuale e presente. Quindi c'è stato proprio uno scambio di questo tipo di battute, ma non c'è stata un'analisi complessiva perché non c'è stato il tempo. Credo sia molto importante questo trilaterale a Napoli, Italia, Portogallo e Spagna, tre nazioni che hanno tante affinità, un segnale ancora molto significativo della forza della città di Napoli a livello internazionale. Soprattutto il tema di cui si è parlato, no? Innovazione, creatività, digitalizzazione, umanità, proprio quello che sta accadendo e accade nella città di Napoli. L'immagine forte che ne è venuta è che tutti sono convinti che questo gravissimo episodio vada sconfitto attraverso quello che sta facendo la città negli ultimi tempi, cioè questa è l'analisi. Adesso ci auguriamo che venga preso subito questo criminale e soprattutto che Noemi possa stare meglio nelle prossime ore.